Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video nel quale andremo a fare una lavorazione in campo, una lavorazione semplicissima. Andremo a mettere un campo di soia completamente a caso. Questa è la mia partita, ho comprato tutti i veicoli che vedete nuovi, ma volevo fare questo video per concludere, diciamo, i video che ho dedicato al setup di questo volante, di questo cambio che non potete vedere, della pedaliera e dei comandi per queste cose che ho appena detto, quindi andiamo a fare un video proprio dove io gioco tranquillamente e basta. Qualche promessa? Premessa? Anche qualche promessa, ragazzi. Vi prometto che questo video non sarà al massimo. Le premesse di oggi. Numero 1, scusate l'inquadratura scarsissima, questo video non lo andrò a tagliare mai, a editare mai, perché sono già convinto da adesso che nessuno se lo vedrà. Quindi pazienza. Se per caso dovessi riscontrare un certo successo di questo tipo di contenuti da parte vostra, magari penserò di farne una serie. Anzi, fatemelo voi sapere nei commenti se volete vedere una serie su questo gioco, su questa mia passione di Farming Simulator. Altra premessa, ogni tanto guarderò per vedere se sta ancora registrando, se è tutto a posto. Non sento il volume di gioco perché se no verrebbe un casino. Ultima premessa prima di andare, poi giuro che iniziamo a giocare. Perdonate il casino, cioè, di là stanno guardando la TV, probabilmente non sono le condizioni ideali, ci sono 100 gradi in questa stanza. Inoltre il volante e il cambio fanno un casino infernale, cioè voi lo percepite davvero in maniera brutta, quindi perdonatemi se questo tipo di contenuti dovesse mai in qualche universo parallelo prendere piede. Sistemerò questi problemi, farò vedere anche il volante da un'altra prospettiva. Comunque, cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a fare oggi? Allora, oggi lavorazione semplicissima, andiamo a mettere un campo di soia, giusto per vedere un attimo all'opera la mititrebbia, i comandi, il volante, il cambio, molto semplice, anche se poi ho optato per veicoli automatici, quindi in realtà non essendoci nulla di manuale. Non è che ci sarà poi tanto di vedere. Configuro solo al volo perché mi piaceva avere un bel cingolato su questa mititrebbia. Mi piace di più delle doppie ruote. Faccio vedere anche i miei attrezzi. Abbiamo una Case Axelflow 9250. Mi piace parecchio questo attrezzo. Diciamo che è delle dimensioni giuste per la lavorazione che dobbiamo fare. Anzi, è sovradimensionato sicuramente, però ce lo possiamo permettere. Dopodiché abbiamo un John Deere 7R nella configurazione di motore 350 standard, abbastanza con le ruote larghe e i contrapesi dentro ai cerchioni. E poi abbiamo un raccogligrano proprio scelto a caso tra il primo che ho trovato. Poi abbiamo una lama sempre della Case da 45 feet, quella con praticamente le ruote già incluse sotto, così non dobbiamo portare ulteriori cose in giro. Poi a me piacciono un sacco queste lame fatte così. Allora, cosa andremo a fare? Ah, giusto, perdonatemi perché userò come al posto della retrocamera, in retromarcia dovrò mettere in terza persona. Invece tutte le altre operazioni le faremo in prima persona, quindi sapete già tutto. Allora, intanto volevo anche fare giocare un pochino di notte, infatti adesso il tempo sta avanzando velocemente perché volevo far maturare la soia che andremo a raccogliere, ma adesso proviamo a rallentare un pochino per andarci a giocare anche un po' di gameplay di notte. Allora, andiamo ad accendere tutte le luci, quindi ho acceso il front, andiamo a accenderci il retro e direi basta, direi che va bene così come illuminazione. Andiamo a prendere la nostra fantastica lama. Poi dovremo andare in campo. Il campo 56 è quello qua di fianco. Ok, perfetto. Ah, e poi un'altra premessa che avrei dovuto dire effettivamente, che io non so giocare a questo gioco, ragazzi, quindi non vi aspettate tecnicismi, cose assurde, perché ci gioco solo per assoluto divertimento. Quindi sì, in molte cose farò assolutamente schifo. Ok. Agganciamo la lama, perfetto, dovremmo esserci. Magari resettiamo la camera per la retromarcia, perfetto. Drive e si va verso
il campo. Magari andiamoci di qua. Quindi cosa? L'imboccatura per la lama è... Non c'è il traffico, per questo non ho controllato prima di andare. L'imboccatura della lama è verso sinistra. Ok, buona sapersi. Spero che il rumore di gioco, che il volume di gioco non sia troppo, che riusciate a sentire anche la mia voce. Non l'ho presa stretta, vero? Ok, devo sicuramente cambiare il binding per la camera. Anzi, lo faccio subito perché mi sono già stancato. Sto testando dei binding diversi per i vari tasti, ma alcuni funzionano, altri no. Ecco, questo binding qua sicuramente fa schifo. Lo andiamo a mettere su share, ad esempio. Sperando che non sia già configurato su qualcos'altro il tasto share. Non dovrebbe essere. Non su cose importanti, almeno, infatti. Ah, sì, era sul cruise. Niente, allora dobbiamo andarci ad attivare la vecchia maniera, purtroppo. Cerchio PS. Ok. Eccoci qua, così è un po' più comodo. Anzi, un po' più consistente il cambio visuale. Perfetto, allora abbiamo la nostra imboccatura della lama a sinistra. Però sì, possiamo anche lasciarcela qua di fianco, va bene. Allora, ok, non prenderla troppo. Proviamo a non distruggere niente, a giocare nel modo più simulativo possibile. E la nostra lama la possiamo anche lasciare qua, va benissimo. Perfetto. Sganciamo la lama. Molto bene. E ora ce l'andiamo a prendere. Ok, non dovrei aver distrutto niente. Qui ci sto, perfetto. Eccoci qua. Ah giusto, questo qua sarà sicuramente un video lungo. Vabbè, che ve ne sarete già resi conto prima di cliccarlo, per questo non lo vedrà nessuno. Magari lo vedranno solo gli interessati della case 9250, ma poco altro. Allora, recuperiamo la nostra lama, perfetto, e ne approfittiamo, la chiudiamo i ruotini, perfetto, così siamo pronti alla lavorazione. A questo punto facciamo un po' di retro. Fa stranissimo fare la retro vedendo il veicolo normalmente non girati di schiena. Devo ancora abituarmi a questa cosa qua. Perfetto. E ora facciamo andare avanti il tempo, perché giustamente la soia non è ancora matura. Allora, prima faccio un attimo la testata, se no non ho proprio spazio per entrare, perché ci sono degli alberi. Ok. Ah ok, la soia è matura, perfetto. Possiamo anche rallentare un po' il tempo, allora, una roba del genere. Perfetto. Andiamo sempre a mettere la nostra retro. Molto bene. E ora abbassiamo la lama giusto per vederci un po' di più. Posizioniamoci in maniera accettabile. Lasciamo anche un po' di spazio a destra, va benissimo ragazzi, tanto ve l'ho detto, l'importante è il piacere, fare un lavoro fatto meglio possibile, così anche troppo secondo me, perfetto. Allora ne approfittiamo, dato che è ancora notte, per portare il nostro bel John Deere sulla scena. Quindi accendiamo luci frontali, luci posteriori, mettiamo la marcia. Ok, e qua non ho bisogno della camera, solo sulla mititrebbia che non ha visibilità praticamente. Ne ho bisogno. In realtà probabilmente faremo fatica a riempire tutto il serbatoio della mititrebbia con la soia, però ho preso il trattore appunto per farvi vedere, per avere qualcosa in più. Se questo tipo di contenuti dovesse funzionare per qualche ragione, considererò assolutamente di fare una serie, iniziare una nuova fattoria da zero, dove proverò ad usare il meno possibile gli aiutanti. Proverò a fare tutte le lavorazioni io. Magari trovo anche qualche amico con cui giocarci, sarebbe proprio il massimo. Però mi sembra già una cosa un po' difficile avere amici. Allora, va bene, il trattore con raccoglie grano lo possiamo anche lasciare qua in maniera molto ignorante.
non dovrebbe dar fastidio. Spegniamo il motore per evitare i consumi. Ok, allora dovrei aver acceso tutte le luci. Luci di lavoro. Ok, così sono proprio accese completamente tutte, giusto? Sì, ne manca quella laterale, non mi ricordo come l'ho bindata. Vabbè, ci piace così. Vanno benissimo. Andiamo ad estendere la nostra mitrebbia. Eccoci qua. Perfetto. Dovrebbe essere estesa. E poi, già che ci siamo, andiamo a vedere se il condotto si apre, giusto per vedere se abbiamo il tasto. Dovrebbe essersi aperto. Ecco lì il condotto. Perfetto, siamo pronti a partire. Mettiamoci indietro, anzi forse mi conviene tipo settarmi così, non che si veda comunque al meglio. Ok, forse da qua, una roba del genere. Perfetto, accendiamo la mititrebbia, la marcia inserita, partiamo. Sì, da qua si vede decisamente bene. Siamo di notte, tranquilli che poi accelero il tempo, facciamo il resto della lavorazione di giorno, da solo per... solo per lavorare anche un po' di notte, che mi piace sempre. I fari non sono ancora arrivati proprio al massimo di quello che potrebbero arrivare in questo gioco. Sono ancora un po' di cose buggate e io sto andando stortissimo. Però dai, fa sempre... ci stanno, diciamo. Vedete quanto è poco illuminata la cabina in questo caso. Non abbiamo la possibilità di accendere solo le luci della cabina, un po' triste. Vabbè che nella realtà non che servono troppo le luci della cabina. Perfetto, allora facciamo, alziamo un attimo la lama, devo selezionarla, perfetto, e ce ne freghiamo proprio altamente, andiamo in strada, tanto so che non passeranno macchine perché ho già attivato il traffico. Facciamo questa, giriamo così, perfetto. Ora prima spegniamo, poi abbassiamo. Lì c'è un cartello buggato, bellissimo, molto realistico questo gioco, non avevo mai visto una roba del genere. Ok, ci prepariamo, sempre lasciamo un po' di spazio a sto giro a sinistra, sono un pochino storto perché non ci interessa, l'importante è non lasciare della soglia in giro a caso. Perfetto, facciamo una seconda passata un po' più in là. Ok, seconda passata più in là, no, ok, non voglio lasciare della soglia a sinistra, quindi preferisco andare storto e poi pagarne le conseguenze che lasciare dei gruppetti a caso. Dobbiamo ottenere il massimo dai nostri campi. Intanto siamo arrivati a 13 minuti, secondo me una buona mezz'oretta durerà questo video, probabilmente. Spero che sia piacevole per alcuni di voi. Tanto se guardate in basso avrà 5 views questo video e sto sicuramente parlando da solo, nessuno sarà mai arrivato così in là. Potrei anche dire tutte le mie password di YouTube e cose, perché ho la certezza quasi matematica che insomma nessuno lo vedrà. E rispegniamo la mititrebbia, perché ora che abbiamo fatto due passate voglio fare la passata principale per fare il confine del campo. Allora facciamo un po' un giro dell'oca, non dovrei toccare, occhio a quell'albero. Ok, esatto, e voglio una roba del genere. Ora ne approfitto per far venire giorno, così possiamo spegnere i fari e... ecco una roba del genere. Mattino, 8 di mattina, questo è perfetto per lavorare, molto bene. E ora vorrei spegnere un attimo queste luci inutili, solo che non mi ricordo dove ho messo il binding dei tasti. Ok, dovrei avercela fatta. Cioè, questa luce è fastidiosissima. Perché ho questa luce fastidiosissima? Ah, è la luce del sole da dietro, buggata. Vabbè, ci sta. Molto molto fastidioso. Ce la facciamo andare bene. Allora abbassiamo la lama e ora posizioniamoci per fare la passata principale di questo campo, che è quella con la curva praticamente.
perché questo campo è curvo. Andate un po' troppo, possiamo anche andare indietro, tanto abbiamo spazio senza guardare con la camera. Molto bene, e posizioniamoci una roba del genere. Ok, dovremmo più o meno esserci, forse sono un po' troppo a sinistra. Dai, riposizioniamoci ancora. Ok, ok, così dovremmo esserci. Allora accendiamo tutto e direi che possiamo andare. Magari mettiamoci così, dovrei vederci abbastanza. Questo campo, come vi dicevo, ad un certo punto curverà. Per adesso è abbastanza dritto. Ok, chissà cosa mi sto lasciando. No, va abbastanza bene, dai, abbastanza ottimizzato. Poi vedremo, combineremo. Tra poco dovrebbe iniziare la curva. Purtroppo questo gioco, purtroppo, è comunque un videogioco ed è limitato dall'hardware su cui gira, e non rappresenta i campi con una precisione adeguata. Cosa vuol dire? Che praticamente questi campi, anche se noi li vediamo tondi, in realtà sono fatti da dei quadrati, delle sezioni quadrate di campo molto piccole che gli danno la forma circolare. Ora, appunto, per questa proprietà qua, se abbiamo campi quadrati questo funziona molto bene, ma su dei campi circolari capite che quasi impossibile, con dei quadrati, a meno che tu non abbia dei quadrati piccolissimi, disegnare figure circolari. Per questo motivo qua, anche se voi siete le persone più precise del mondo nel fare le curve, il campo risulterà sempre storto e squadrato proprio male. Sapete che mi sa che è venuta anche abbastanza bene questa passata. Spegniamo tutto, diamo un'occhiata. Beh, non è venuta male, eh? Anzi, perfetto. Ora ne approfitto, facciamo la retro, che è sempre un'impresa. Senza girarsi fisicamente indietro faccio sempre un po' di fatica a capire la direzione in cui andare. Ho rischiato, più o meno. Ok, perfetto, rimettiamo così magari. Abbassiamo la lama così ci vediamo. So che i pro magari non l'abbassano neanche. Ecco, magari già che ci siamo, diamo una regolatina. Scusate, ho sbagliato il tasto. Facciamolo avanzare un po' e alziamola anche leggermente, così giusto per aumentare ancora di più il realismo. Anche perché la soia non è assolutamente attaccata a terra, quindi una roba del genere, magari un po' meno, ecco, una roba del genere dovrebbe andare. Comunque la abbassiamo così ci vediamo meglio. Inserita la prima marcia, sempre stare attento che il lato sinistro non sporga. Dovremmo esserci, anzi sono addirittura girato troppo. Ok, perfetto, facciamo l'ultima passata del controllo del campo, accendiamo e via. Questo sono molto al limite, ma dovrei averlo. Ora intanto sta diluviando, ragazzi, sono le 3 di una giornata, 3 di pomeriggio di una giornata di mezza estate, no, non è neanche mezza estate. Fuori c'è un uragano praticamente. Giornata perfetta per stare in casa a mietere il grano. Intanto siamo arrivati a 20 minuti, ci sta. Spero di riuscire a rimanere entro i 30, se no quasi quasi mi fermo prima. Provo a far durare questo video esattamente 30 minuti, così è il giusto.
cioè si bestemmia nel vederlo, però posso anche chiamarlo long play. Gli darò il titolo long play G29 con cambio, anche se non serve niente, no, dico solo G29 con la case 9250. Ottimo, questa passata sapete che mi sa che è venuta bene. Beh, non la cosa più diritta del mondo, ma comunque schifo non ha fatto. Molto bene, ora abbiamo fatto il contorno del campo, che è ottimo. Che ottimo, siamo al 56% della capacità. E ora niente, ripetiamo la stessa cosa in poche parole fino a quando non abbiamo finito. A sto giro un po' più veloce, faccio un po' più a caso le cose, diciamo. Faccio un po' più a caso le cose perché tanto il contorno l'abbiamo fatto. Ok, si può sempre fare di meglio, però dai, questo video deve essere anche comunque un po' veloce. Fatemi sapere nei commenti, nel caso, se cosa vorreste vedere, altre lavorazioni del genere. Perfetto. Ah, lo sapevo. Mi è scappata, l'ho visto. Ho lasciato un po' di sogno indietro, la potete vedere adesso nello specchietto sinistro. Mi è scappato il primo errore di una lavorazione che non sta venendo male. Peccato. Mi piace sempre lasciare il campo pulito. Devo prendermi quel margine a sinistra in più, quei 50 cm in più che fanno la differenza. Poi prima o poi forse riuscirò a settappare quel maledetto quick cam, così posso girarmi e guardare in giro senza grossi problemi. Poi intanto siamo arrivati al 71% della capacità. Sembrava di aver fatto un po' troppo larga l'ultima curva. Ok, un po' troppo stretta, scusate. Perfetto, andiamo. Velocizziamo. Sì, sto proprio piovendo forte. Poi sì, se nei prossimi contenuti se prendono piede, vedrò di... Non succederà mai, cioè sarebbe un sogno riuscire a giocare a questo gioco facendo più di 15 views. Davvero, me ne basterebbero anche solo 100, 150, una roba del genere. Cioè, vedere che questo contenuto interessa anche solo a 50 persone. Se per caso interessa, sarebbe bello giocare a questo gioco. Magari parlando invece che mantenendo il silenzio totale su tutto. Sì, so che potrei ottimizzare ancora di più mietendo anche direttamente questo lato. Però non ci voglio. Semplicemente, cioè, più che non c'ho voglia, mi piace farlo così. Allora passiamo.
E sì, dicevo, sarebbe bello e sicuramente troverò inquadrature molto migliori, magari anche proprio facendo vedere la postazione, cioè il volante, il cambio e la pedaliera. Non so se ci sono dei feticisti delle pedaliere. Vedo l'ora di fare questa cosa qua. Intanto quando siamo arrivati? 25 minuti, 5 minuti per finire il campo è praticamente impossibile. Quindi mi sa che facciamo l'ultima passata, poi carichiamo tutto sul nostro raccoglimento trainato dal John Deere 7R. E poi basta, questo video finirà. Video abbastanza inutile, ve l'ho detto, questa partita l'ho accesa soltanto per fare questa cosa, non è la mia fattoria, quindi sì, sto letteralmente raccogliendo soia per niente. Cioè, per niente, per il piacere di farlo. Ah! Non mi ero accorto intanto parlando che abbiamo il serbatoio pieno. Ok, bene, bene. Quindi niente, proprio perfetto per stare nei 30 minuti. Allora, cosa facciamo adesso? Mettiamo la retromarcia intanto, che male non fa. Allora, facciamo che poi parcheggiamo anche i veicoli nel garage. Allora, la nostra bellissima lama la lasciamo qua di fianco. Così. Bene, allora la abbassiamo, anzi prima dispieghiamo le ruote, perfetto, e la abbassiamo, molto bene, la lasciamo qua la nostra lama. Ora mettiamo la retro, andiamo a consegnare questo grano, questa soia, scusate. Prima però ovviamente scendiamo il nostro John Deere e lo portiamo un po' più in azione, un po' più sul campo. Ecco, una roba del genere. Ok, ah scusate, ho sbagliato lato, sto dormendo. Potrei girare anche la mititrebbia ovviamente, ma facciamo prima a fare così. Molto bene. Ha le luci accese, questo mi disturba. Ok. Ora estendiamo il condotto. Ok, rieccomi qua. Ovviamente dico che non taglierò questo video, poi mi interrompono. Sarei quasi tentato di non tagliarlo perché dovrò tagliare un pezzo. Mi hanno interrotto mentre stavo registrando. Forse hanno fatto bene. In effetti, cosa ne sto facendo nella mia vita? Sarei quasi tentato di non tagliarlo, ma lo lascio. Allora, abbiamo esteso il condotto. Perfetto. E ora, semplicemente, magari rigogliamoci anche un po' di più il sedile. Semplicemente andiamo a depositare tutto nel nostro raccoglimento. Purtroppo il senso di profondità in sto gioco è sì, perché non sta funzionando, dovrebbe andare. Non siamo posizionati bene. Ah, la copertura è chiusa, giustamente. La copertura è chiusa. Allora, vediamo se mi ricordo il tasto, dovrebbe essere questo. Esatto, perfetto. Non scaricate soia nei vostri raccoglimento con la copertura chiusa, ragazzi. Proviamo anche a fare una cosa più realistica possibile. Non così, ma così. Andando avanti nel mentre. In teoria mi sa che sarebbe il John Deere a dover andare. Facciamo? Dai, facciamo. Vabbè che sto già per riempirlo, ma dovrei anche regolare un po' la fine del condotto. Bah, facciamo il più realistico possibile. Ok, serbatoio vuoto. A questo punto ripieghiamo il condotto qua e sbarazziamoci del John Deere. Allora, mettiamo la copertura, questa soia, così non viene bagnata dall'intemperio. Marcia. E portiamo tutto a casina. Poi vedremo anche in che condizioni è il nostro campo. Casina che poi è davanti al negozio, perché vi ho detto, non ho la fattoria, non ho niente. Guardando adesso potevo scegliere una posizione migliore per la webcam. Ok,
Ovviamente non ci sono macchine, per questo non guardo, ragazzi. Se ci fosse traffico dovrei decisamente guardare sinistra e destra, infatti mi fa venire ansia. Perfetto, perché già ho proprio qua il John Deere a ignoranza. Spegniamo il motore e per finire ci andiamo a prendere no la nostra lama. Non voglio schiacciare quella soia. Ok, bene. Tra l'altro mi sono accorto adesso che ho fatto tutta la lavorazione senza le luci d'emergenza accese. Quindi non proprio al massimo, adesso le accendiamo solo per andare a casa. Ok, mettiamo la retro. Chiaramente con l'assistenza della camera, se no è impossibile. Anche troppo veloce. Molto bene. Caso, wow, bellissimo. Vabbè, comunque dicevamo, sì. Quello che volevo fare in realtà è questo. Chiudiamo la Mititrebbia prima di tornare a casa. Molto bene. Let's go. Torniamo a casa. E già che passiamo qua di fianco. Ah, giusto, 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 giusto. Torniamo a casa però accendendo le frecce d'emergenza, le luci d'emergenza. Comunque potete vedere che il campo tutto sommato è abbastanza decente, cioè ho dimenticato un pezzo qua, lì, un pezzettino, e un pezzettino in fondo che poi ho raccolto. Lì è distrutto chiaramente perché mi si è fermata la mititrebbia e si è riempita il serbatoio prima. Però comunque un lavoro decente, sono abbastanza fiero. Bene, torniamo a casa e chiudiamo questo video. È molto bello come quando giocate normalmente si punta sempre ad avere tanti campi grandi perché poi si fa fare tutto agli aiutanti ed è tutto molto più semplice da controllare. Quando invece si ha un volante con cambio, diventa bellissimo fare anche le cose più piccole, cioè, come lavorare sui campi piccoli diventa bellissimo utilizzare le mititrebbe piccole, perché non avete più un aiutante che fa tutto, fate fare tutto a lui, quelli che usano gli aiutanti, ma dovete fare tutto a mano. Diventa proprio cambia proprio il modo di giocare questo gioco. Perfetto, dovrei essere abbastanza dritto. Perfetto. Spegniamo le luci d'emergenza, spegniamo il motore e ci salutiamo guardando un attimo quello che è successo. Beh, sono anche abbastanza dritto. Comunque, questo era tutto per oggi. Video molto particolare che non sono assolutamente abituato a pubblicare. Se vi è piaciuto questo contenuto, se ne volete altri, fatemi sapere perché a me piace molto registrarli. Io comunque gioco a questo gioco, quindi giocare mentre parlo sarebbe praticamente la stessa cosa per me, anzi sarebbe anche un po' meglio. Così vi dico un po' i miei pensieri nel mentre e non solo rivolti al suicidio. E niente, comunque fatemi sapere voi nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale anche se i contenuti che porto sono molto diversi da questo. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella.